ti prigiono. Luca Alba, sei una merda. Basta, una grande merda. Basta, merda. Luca Alba, vai a lavorare. Pensa che sono partiti con Ivo, si stanno concentrando su di te. Non ho capito perché poi. Perché Ivo non risponde, tu invece sei lì, puoi rispondere, quindi sai, è più divertente, ma no? Coglione. Zitto. Ma smettila, smettila, coglione. Guarda, grazie al cielo che c'è un lavoro da 250 euro al mese. No, Marco! E hanno rifatto il contratto, bello! Ah, te l'ha rifatto? Sì! A quanto? Per un anno! Quanto? 2,60! Quanto? No! Mica 10 euro! Si festeggia! Stasera sfocio acquapanna! Che coglione che sei. No, acquapanna costa troppo per te. Sì, infatti. Devi andare di Urisia. No, ma scusate un attimo, devo leggere questa notizia vai, perché questa è bellissima. Sai che io adoro gli animali, ma in modo particolare amo i gatti e penso che sia abbastanza chiaro. Sì. Allora, gatto convince un uomo a non suicidarsi. Cioè, questa la devo leggere. Sospettato di aver rubato un'auto, un uomo era pronto a gettarsi da una finestra nel vuoto piuttosto che farsi arrestare. Nella lunga trattativa condotta dalla polizia, un ruolo determinante l'ha avuto il gatto nel potenziale suicida. Pur di non farsi arrestare, colto dalla disperazione, era pronto a togliersi la vita. I poliziotti hanno così iniziato una lunga trattativa per evitare. Ma dov'è il gatto? Oh, ecco. Negoziato tanto avanti per ore, sbloccato da qualcuno a cui l'uomo teneva molto, il suo gatto. Sì, che era col megafono, infatti la gente è rimasta. Il gatto ha preso. Miau, miau, miau. E lui dice: no, va bene, non mi ammazzo. Allora, dobbiamo finirla con sta storia che il gatto è da omosessuale e il cane da maschio. Allora, interpelliamo, maschio, Mr. Lobo Lobo, che è un esperto proprio di maschiaggine. Ricordiamo, si chiama Mr. Lobo Lobo perché lui riesce a leccarti il lobo come nessun altro al mondo. Allora, finiamola anche questa storia che lecco i lobi. Diciamo che io ti entro con la lingua da una parte, ti esco dall'altra e ti do una pettinata che assomiglia a Fabrizio Frizzi, lo posso dire. Comunque, guarda, mi si è accapponata la pelle del piumino rosa. Bene. Che oggi indosso, volevo far vedere. Vi piace, ragazzi? Sì, molto bello. Vi piace la scritta dietro I love penis? Sì, molto maschio. Adesso faccio parte di questa band, band aggressiva. Sono tipo gli Hells Angels, no? Sì, esatto. Noi pestiamo i cazzi. Pestate i cazzi. Ci incrociamo in questo bar di periferia molto aggressivo, Lady Cat. Qua parcheggiamo, diciamo, le nostre smart di Hello Kitty. Ci incrociamo. Proprio stappiamo il gingerello con la bocca. Siamo aggressivissimi. Proprio siamo Mazza. Ormai stiamo creando il territorio, ci siamo già azzuffati con le commesse di Chico. Sì, è stata una roba cruenta. Sì, sono volate extension. Io ho purtroppo, anzi, sono qua. Salutare un mio amico che si è spezzato l'unghia della mano. Era un French fatto bellissimo. Sì. Adesso probabilmente 2 o 3 giorni di ricovero gli ricostruiranno le unghie. Mamma mia. Siamo con te, Ciro. Sì. Ciro. Sì. Senta, signor maschio, signor Lobo Lobo, ci può descrivere cortesemente? Allora, intanto animali, è vero che il gatto è l'animale più maschio del mondo. Sta scherzando, ragazzi, fin dall'antico Egizio. Sì. Il gatto era proprio un animale per i cazzi. Cioè, il gatto è proprio quando tu c'hai un micio, micio bianco fra le braccia, puoi camminare a Brooklyn. Sì. Proprio... Il padrino aveva un gatto bianco. Padrino aveva un gatto bianco, un pernicioso, bello. Sì, manca niente. Pernicioso di primavera, era il modello proprio del gatto. Io personalmente non sono molto gattofilo. No. Che cos'ha lei? Più per gli animali un po' più aggressivi. Tipo? Io un pincher. Vabbè. Il pincher è un po' da ricchione. Purtroppo, cosa hai detto, scusa? No, dico che il pincher è un po'. Il Rottweiler è un cane da frocio. È un cane che si capisce da. Invece il pincher proprio addestrato al combattimento. Io purtroppo io sono per la non violenza fra animali, ovviamente. Giusto. Però io mi devo difendere quando cammino per strada. Come l'ha addestrato il suo pincher? Mi scusi, cosa fa il pincher? Lui. Quando fischio faccio birbi. Quando faccio birbi, lui parte e si attacca proprio. Dove? Al manico, al peperone. È un cane da succhio, proprio. Lui parte e si attacca.
No. E ti ammazza proprio, spaventa, è proprio alla gola del cazzo. Sai che il cazzo c'ha la... Allora, non tu c'ha, sai come è fatto il peperone, no? Certo. Sai che c'ha la testa del peperone, certo, c'è, e poi c'è il collo del peperone. Che c'è una la vena, la vena cazzale, quella, la giugulare del cazzo, la vena cazzale. Se tu, se tu aggredisci, infatti, è una cazzale, tecnica pericolosissima. No, bambini a casa non lo fate. No. Se si attacca alla gola del peperone, tu puoi dissanguare una persona. Ah, è una roba terrificante, sì, proprio. Perché notoriamente tutti circolano col peperone di fuori, sì, no? Quindi sì, è facile. Non so da te, a casa mia. Allora c'è chi fa indossare le pattine, io faccio tirare fuori il peperone. Sì, giusto. Ecco, giusto. Mi può descrivere una serata a casa sua quando è lì con gli amici? Poi, da tipo, maschio, eh? Ultimamente c'è stata una mezza festa di compleanno, abbiamo spaccato tutte le lampadine di casa. Bello, in modo che entrasse già a suo agio al buio. Sì. Proprio, sì. E ti orienti con l'olfatto. Perché l'odore? Qual è? Culo. Cazzo. E a secondo un po' dell'appetito che hai, ti gestisci. È tipo quando tu vai alle feste, che te, come, sì, come si chiama quando prendi i cazzi a caso? C'è un termine, no? Sì. Io ci accomodiamo lì con le nostre capri. Capri. Purtroppo abbiamo questo viziaccio molto maschio, capito? Cioè, che si stappa un ginger ale proprio per andare. Mi scusi, ma la sigaretta da maschio, cioè la sigaretta è una roba da coglione, però la sigaretta da maschio è la Marlboro. Ma quella è quella roba da ricchioni, mica. Non fuma. Stiamo dicendo. Davide, fai una bella Capri col pippetto, quello lungo un metro. Sì, sì. Ci mettiamo lì, leggiamo cioè. Cioè. Sì, che roba per sapere le nuove tendenze, cose. Parliamo di quelle cose che si parlano tra tipo, maschi. Tipo Justin Bieber? Justin Bieber è una cosa, ma quello è un po' troppo, un po' maschio. Sì, per quello un po' giovane. Noi diciamo che ci tocchiamo i tessuti dei vestiti, ci leviamo i vestiti, tocchiamo i tessuti dei corpi. Al buio. Per forza, la luce, che è la luce da ricchione. Ma c'è un motto tra voi maschi. Primo. Primo. Infatti, quello che grida primo è quello che si diverte un po' più di tutti. Sì, si diciamo si accovaccia sulla poltrona e lì tutti che festeggiamo. E via, grazie, maschio. Bene, grazie, mister Lobo Lobo. Sigla di chiusura, grazie. Cosa? Telegiornale, dai. Lobo Lobo. Lobo Boom Boom. Ci colleghiamo con... mamma mia. No, sì. Smettila. Sì, dai. Dai, stanno lavorando. Dai. Ti disturbi, dai. Voglio mangiarlo, bro. Non vedo l'ora che torni a Milano, Ivo Abito, me lo mangio, però. No. Sì. Lascio un pezzetto, lascio. Che pezzetto vuoi? Un freno. Io voglio la testa. Siamo le di puttana. Ci colleghiamo con Unreal TG. Andiamo.